in virtù della mia posizione giuridica, noi ci basiamo sugli atti processuali e non è, diciamo, quello che lei dice, cioè del fatto che il signor Pagliatiello mentisse dinanzi all'evidenza, un elemento che ci viene dalla famiglia, sia in senso processuale che, diciamo, da rumors pregiudiziali. Lo abbiamo sentito udire direttamente sia dalla signora con la quale egli intratteneva una relazione parallela, che era una collega di lavoro, e concomitantemente degli altri colleghi di lavoro. La signora aveva delle rosità particolari nell'ambito lavorativo che, diciamo, non denunciavano sicuramente una specchiatezza che uno si aspetta in un luogo di lavoro, specialmente così, come, così esclusivo come quello in cui lavorava il signor Pagliatiello. La famiglia oggi era un altro momento apicale, oltre che processualmente parlando, da un punto di vista emotivo, perché è stata sentita la signora Loredana alla precedente udienza e oggi Chiara. E questo è un momento, diciamo, emotivamente terribile, perché il pensiero che sicuramente non abbandona mai i miei assistiti per la morte della loro congiunta, in questo frangente che per ragioni di carattere processuale, perché siamo davanti alla Corte d'Assise, la necessità di essere sviscerato in ogni dettaglio, è sicuramente un dolore grandissimo. La rassegnazione non credo faccia parte degli stati d'animo della famiglia. Per la perdita di Giulia? Per la perdita di Giulia sì, probabilmente sarà utile, non è quello il mio lavoro, anche nei percorsi che alcuni di loro svolgono, venire a capo nei termini che ha detto lei, cioè che inizi una forma di elaborazione, anche se credo che non sia fisiologicamente possibile. La perdita di un figlio, ove mai dovesse sopraggiungere per eventi morbosi o sinistri stradali, sarebbe inaccettabile, perché nell'ambito di ogni condizione umana è innaturale sopravvivere ai propri figli. Quando poi si ha la consapevolezza di questo frangente, soprattutto di carattere processuale, che è avvenuta per mano del compagno e che concomitantemente il compagno era mesi che utilizzava strumenti vari, tra veleno, ammoniaca, cloroformio, eccetera, diventa una cosa ulteriormente terribile da accettare, come mai la perdita di un figlio possa essere accettata.